troppo pesanti, però. Allora. Come peso, lo scudo è quello che pesa molto di più. Dobbiamo perdere un po' di peso. Sciarpa rossa. Solo 20. Camicia. Non è che... Gesta, vabbè. La camicia me la tengo. Anzi, la sciarpa me la tengo. 19 e 3, più di accorta. Leggermente appesantito, magari vendiamo un po' di roba alla signora. In futuro comprerò un po' di grimaldelli, magari. Dov'è la signora? Eccola qui, ovviamente si riposa pure lei. Allora, la signora ha 7 fondi, 20. Ah, beh, la signora compra soltanto il cibo, madonna. E vabbè, dai, diamoci la verza. Ne diamo 3. Ricevi 0,3. Vergognoso. Vabbè, lascia perdere, rimuovi. Non conviene proprio. Faccio prima ingolzarmi un po'. E poi proprio pochissimo. Allora, diamo mezzo punto. Armatura. È lo scudo che pesa da morire. Vabbè, mangiamoci qualcos'altro e basta, dai. E quello sempre la verza, dai. Ok. Siamo velocissimi adesso, guarda che scatta. Scatto come un furetto. Ok. Finalmente dobbiamo essere in grado di sgattaiolare via. Presumo di aver completato tutte le missioni. Obiettivo attuale è seguire i tuoi cari, allora devo prendere il cavallo e travestirmi da soldatino. Ok. I need to get out of here. Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. Hey! Open the gate! Bravissimo, amico mio. Ho anche il mio arco. Grazie, amico mio. Posso uscire? Oh. Secondo voi le guardie diranno qualcosa? Allora, ragazzi, se avete seguito la mia serie Let's Explore, questo è l'inizio della serie. Castello di Thunberg, dove uscivamo e incontravamo i primi arcieri in giro per la città. Ovviamente questa è la versione completa, sarà tutto molto più bello. Presumo che uno degli obiettivi sarà quello di trovare i nostri amici, che fino a hanno fatto, questo era. Andiamo a esplorare un po', che ovviamente adesso dobbiamo noi bagni, ci sono i bagni. È un'area privata, i bagni? Io direi di darmi una bella ripulita. Vediamo se è la proprietaria dei bagni. Parliamo di affari. Allora, la signora
Imbrogazione. Allora, Acqua Vitalis, ti senti poderoso come Achille, in grado di resistere a qualsiasi ferita per 5 minuti di mezzi danni subiti. Questo è un bordello. Bendaggio, ti senti poderoso come... Ah, no, ok. Fascellino pulito usata per arrestare il sanguinamento. La signora ha 100 monete. Vendi, ma compra ovviamente solo, esclusivamente cibo. Ok. Madonna, un sacco di pozioni, cioè è una stregona la signora, non è che... Vabbè, verrò quando avrò i fondi per comprare quello che mi serve. Allora, dovrebbe essere altri posti in queste zone qui. Ho trovato i bagni, più sotto c'è il luogo inesplorato. E poi... Tanto che ce ne sono altri tre. 1, 2, 3 da esplorare. Quindi, allora, prima andiamo là sotto. C'è il pescatore. Io mi perdo sempre come un gran cicalone. Sono incastrato. C'è un piccolo guado qui. Ok. Maialino. Alloggi. Alloggi, vediamo se qua c'è la possibilità di commerciare con qualcuno. Ragazza della birreria. Sì, telecamera si è fatto benedire. Madonna, parliamo di affari. La signora accetta di tutto. I suoi fondi sono abbastanza interessanti, quindi sciarpa rossa, vendo a te. Armi, potrei vendere l'ago. Guadagnare un bel po' di soldi e tenere la spalla di Sir Razik. Compri tre vantaggi che possono servire. Ricevi 101. Ma no, io li sto vendendo, scusate. Acquista vantaggi a 8. Io li vendevo a 1,35. Ma sei una strozzina. Andrei a comprare ora. Non compro niente. Sei una rapina, contratta. Proviamo la modalità di contratta. Dobbiamo cercare allora la contrattazione. Contrattare permette di ridurre il prezzo d'acquisto sia di vendere somme maggiori. Seleziona la somma che sei disposto a spendere o che desideri incassare con W e S. E quindi conferma con E. Il mercante risponderà alla tua offerta. In caso di rifiuto, rilancerà con una controproposta e attenderà la tua reazione. Allora, il tuo denaro, prezzo d'acquisto originale. Perfetto. L'ultima offerta del mercante è la tua offerta attuale. La tua offerta non accettata dal mercante. Quindi dobbiamo mantenerci. Se il cursore non si sposta in nessuna delle due delle significa che tu o il tuo mercato non è a sufficienza. Se deciderai di trascinare una contrattazione troppo a lungo, il mercante prenderà progressivamente la pazienza fino a ritirarsi dall'affare. Ho capito. Puoi capire quando sei vicino al punto di rottura dall'icona del mercato collocato sotto la barra.
più lo sfondo si colora d'oro, più la controparte è propensa a ritirarsi dalla trattativa. Ogni turno di contrattazione conclusa senza un accordo riduce la tua reputazione con l'interlocutore. E allora, la signora cosa facciamo? Allora, la signora vuole 39, ci dà 39. Noi vogliamo qualcosina di più. Tipo 42. Quindi. What do you say to this? We're getting there. Just drop the price a bit more. Quarantuno? All right, so. Ok, ci abbiamo guadagnato due in più, ragazzi. Meglio di niente. Adesso quanti soldi abbiamo? Inventario, soldini 64, il peso è sceso di un pochino. Andiamo a equipaggiarci la spada. Monta Olena. L'unico posto che ci rimane è questo. Anzi, ce n'è ancora più in basso. Sopra non vedo nulla. Quindi, di fronte a noi dobbiamo percorrere il sentiero. E non sono i bagni quelli. Io mi perdo ogni volta. Ok, devo attraversare il ponticello. Cavallo ruspante, ai, Madonna che botto che ha preso. E dai, ma perché sono una frana? Ok, dai, risaliamo da qua, dal guado. Ok, sono di nuovo ai bagni, eh. Oh, ok, non si passa da qui, non sono i bagni. Sembra tutti uguali i posti. C'è sto cavallo che si incastra ovunque. Allora, mappa. Gira di questo lato. Eccolo lì il sentiero. Oh, c'è una porticciola, non è che c'è un sentiero. Croce espiatoria. Scendi dal cavallo. Conciatore. Conciatore. Conciatore Brada. Good health to you. Hai da lavoro di firmi? Not much. Non al momento. Unless you're not averse to a bit of Devi risk. fare qualche How do you rischio. mean? As you can see, I tan hides. I can only buy them from the master huntsman, and he never gives me enough. I'd hunt them down for you now. Well, I don't think the master huntsman would be any happier about me hunting. He wouldn't if he caught you at it. Look here. I'll pay a good price for whatever you bring me. And sometimes I have to fill an order, in which case I would pay you extra. And if you help me out a few times, I might be able. Couldn't you use some hides? I need the hide of a sturdy roebuck. There's a wealthy merchant. As if anyone would believe he bagged. Perfetto, ragazzi, abbiamo ottenuto una piccola missione secondaria, dobbiamo procurare delle pelli per il conciatore. Missioni, attività, chissà come portare un pellaio e una pelle di cervo. Dove andare per i boschi sicuramente e cercare qualche cervo. Mentre dobbiamo andare verso Scalix. Ora noi siamo bloccati qui a Thunberg, ci manca l'ultimo luogo da visitare, qui giù, quindi percorriamo il villaggio, poi attraversiamo il fiume e andiamo in quest'area qui, se non mi perdo nuovamente. Allora, dovrebbe essere quella lì,
la mappa. Ma come... cioè, so, Ryoga di Ranma. Orientamento zero. E mi perdo ovunque vada. Scendiamo giù. Siamo usciti. Ok. Perfetto. Stavolta non mi fregate. Mi sa che era meglio seguire il piccolo sendiero all'interno. Eccolo, no. Eccolo qui. Ciao. Niente da fare, se non l'avevo visto. Allora, eccolo qua il ponte. Sta diventando buio. Sacrario. Ma non c'entra niente. Allora, siamo qui. Ok, devo seguire la stradina. Quella là, maledetto Google Map. Ok, ci siamo, presumo, no? Vabbè, faccio il giro largo, poi seguo sempre il sendiero, ma ci arrivo, no? Presumo e ci arrivo. Non so dove sto andando, ragazzi, ma presumo che essere arrivato c'è una casetta. Mastro cacciatore. Ed era questa la zona da esplorare, no? Sicuramente, ok. Dobbiamo parlare con lui. Visto. O vendiamo il tizio che abbiamo incontrato prima, ragazzi. No, ce lo vendiamo, gli diciamo, gli raccontiamo tutto. Nicholas. Good day to you. Alcune persone possono insegnarti. Determinate lezioni tuttavia richiedono di avere raggiunto un livello di specifico di padronanza. Potresti incontrare più insegnanti per ciascuna abilità, ma le lezioni saranno sempre 4. Andiamo ad affari. Quanto costano? Vendi. Un bel po' di soldi il mercante. Vediamo se possiamo chiederci un addestramento caccia. Allora, principiante, intermedio, principiante. Hai magari un'altra volta. Al momento non ho abbastanza soldi per permettermi nulla. Quindi adesso noi, raga, portiamo avanti la missione principale. Abbiamo scoperto tutti i luoghi di sud di Thunberg, quindi non ci resta altro che intraprendere il nostro cammino. Verso Scarix. Al galoppo. Di qui già ci siamo passati, ragazzi, la miniera. Yeah.
have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own. Looks like they've already gone. E qui si conclude il video, ragazzi. Spero sia stato di vostro gradimento. Se è così, dimostratelo con un like, un commento, condividendo il video sui social ed ovviamente iscrivendovi al canale. Vi lascio ad altri miei video. Ci vediamo alla prossima!